Ciao Mika, bentornata sul mio canale YouTube. In questa video recensione ti parlerò di una stilista che si chiama Aimee Kestenberg ed è una borsa che mi ha suggerito la mia amica Carmen. Anzi, se hai delle borse da suggerirmi, sono qua a tua disposizione. Sigla! Come ti avevo promesso, fra poco ti faccio questa recensione. Prima di tutto però ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e ad attivare le notifiche per restare sempre aggiornata per le nuove recensioni che andrò a fare oltre a questa. Il bello di questa borsa che ho comprato, come dico sempre, il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. Ho fatto due prove in una. La prima era l'acquisto su questo portale, su questa TV, non so se la segui, che è QVC, su cui praticamente puoi trovare una miriade di prodotti, non solo di pelletteria, scarpe, abbigliamento, quindi è stata un test. Devo essere sincera, non l'avevo mai comprato, però è stato curioso e bellino, insomma, mettermi lì su e guardare, e c'è davvero tanto materiale, tanti brand che magari non è facile neanche poi trovare. Voglio farti un po' di storia di questo brand e ti invito anche a seguirmi sulla mia pagina Facebook mettendo un bel like e a condividere questo video se ti piace, ovviamente, dicendomi la tua opinione. Aimee Kestenberg è una stilista che sbanca nel 2012 creando una sua prima linea. Cosa bella di questa stilista, insomma, australiana di origine, insomma vissuta sempre negli Stati Uniti, è che ha in famiglia c'è l'arte. Da un punto di vista della mamma è sarta, i nonni erano gioielliere e lei ama insomma ancora disegnare tutto quello che sono gioielli, insomma, e col tempo poi man mano ha cominciato a creare delle vere proprie chicche anche dal punto di vista stilistico e di designer per quello che è praticamente il mondo delle borse. Ti dicevo che questo, insomma, questo articolo, questo modello di borsa l'ho trovato su questo portale e mi è arrivato, insomma, molto velocemente. Un portale figo perché poi comunque ti danno una grande assistenza, è molto intuitivo. Quello che forse non mi è piaciuto tantissimo è che mettono, cioè, per ogni borsa il colore, cioè c'è una foto per colore magari, quindi io non sono riuscita a vedere, sono andata un po' sulla fiducia da questo punto di vista, però fanno dei video dove ovviamente ti spiegano la borsa all'interno per venderla, ovviamente, quindi insomma fanno delle video vendite ovviamente giustificate dal fatto che la venditrice là dentro ti deve vendere la borsa e quindi ti dà l'esperienza, e questa è una cosa anche, insomma, figa, interessante, diversa un pochino da quelle che facciamo noi qua. Ovviamente ci soffermiamo su dettagli un pochino più tecnici, no? È perché di base non è che le vendo queste borse, quindi anzi, se hai qualche suggerimento di qualche contest o qualcosa che posso creare per condividere questi acquisti con me, tra me e te, magari suggeriscimeli pure sotto questo video, sulla mia pagina Facebook, su Instagram, un po' dove vuoi, ok? E dicevo, andiamo a guardarci un attimino la borsa che mi è arrivata molto velocemente. Questo modello che ho scelto ha due caratteristiche che mi hanno incuriosito. La prima è che è una cartella multitask e quindi l'ho pensata subito per il lavoro. La seconda è che è nera e l'ho pagata 195 euro, è completamente di pelle. Andiamo a vederci dove è fatta, insomma, tutte le cose che ci interessano sempre. Ecco, cioè questo qui che è un metro, è un gadget che in pratica ti danno insieme all'acquisto. Prenderò i centimetri quando appena deciderò di cominciare a fare la dieta o di misurarmi prima di andare in palestra. Vediamo anche, prendiamo la borsa e cominciamo a spacchettarla. Tutta questa plastica, insomma, così, vediamo. Altra cosa da non sottovalutare che mi era piaciuta tanto era questo doppio manico, sempre perché io non sono particolarmente amante delle tracolle e soprattutto me le dimentico ovunque, quindi se magari sto portando la borsa così dove mi devo fermare e mettere la tracolla, questa cosa mi crea un po' di non fastidio vero e proprio, però di disagio, che comunque era per me una perdita di tempo. Invece così posso tranquillamente, insomma, fare
fare change senza grandi problemi. Altro problema che magari delle mie amiche mi hanno fatto notare che hanno è che in realtà poi la borsa diventa un po' meno, cioè che ne so, la devi appoggiare a terra, cioè devi fare attenzione anche alla tracolla che già sta applicata vicino. Insomma, ci sono situazioni discordanti, quindi dimmi pure la tua opinione, che sono curiosa. La borsa la comincio a guardare, ha questo manichino con un po' di sugherino che dà questo effetto un po' rialzato, non so bene perché non l'abbiano fatto, non stava semplicemente rigirato tutto il contrario, già mi stavo preoccupando e mi avevano dato la borsa fallata. Comincio a dargli un'occhiata, è questo materiale bello morbido, totalmente di pelle, mi piace l'odore, quindi l'annuso volentieri. In parte rimboccata, quindi non, cioè nel senso che non c'è la pelle dove viene tinto, ok? Quindi è pelle su pelle. Andiamola ad aprire all'interno, che c'è la flanellina. Ve la faccio vedere, te la faccio vedere un attimo. Dentro c'è, vabbè, questo ci dà un po' indicazioni di dove può essere che è stata prodotta. C'è tutta una serie di cartelline, c'è questo pendente. È una sorta di cosa che puoi utilizzare anche come portachiavi, diciamo, no? Dove riporta il logo, di fuori c'è la pelle. Questo in pratica rappresenta il logo della designer. Infatti vedi se c'è questo tiralampo, questo qua tiralampo gigante che è l'icona, il logo della stilista. Vado a guardarmi un attimino. Tasche e taschine, c'è questa tasca, come vedi c'è questa fodera di tessuto in contrasto, che è una cosa sempre importante soprattutto per me, che se quando uso le borse nere c'è una morte che non riesco a vedere niente. Vediamo questa altra tasca qui, bella capiente, e questo è l'interno della borsa. C'è questa bella tasca centrale, quindi devo esserti sincera, proprio al primo sguardo la vedo proprio divisa bene bene bene, quindi insomma già sto pensando come utilizzarla per lavoro. Ecco, qui c'è l'etichetta, una che ci indica i materiali, che c'è scritto che è made in Cina, poi c'è segnato ovviamente che viene acquistato e rivenduto da QVC, quindi insomma c'è anche l'indicazione che queste borse sono insomma prodotte proprio per il portale. Sto guardando la tintura, guarda qui, ho trovato un po' di colla, un po' di ribava della tintura vicino a questi tiralampo, le cuciture, altri piccoli dettagli, qui c'è un po' di cotone che si è impallinato. La borsa è leggera, qualcuno mi dice che non dico mai questa cosa ed effettivamente hai ragione, amica mia, è una cosa a cui do per scontato, cioè molto spesso quando non lo dico è proprio perché le borse di per sé sono leggere. Quando lo faccio notare in realtà è perché la borsa poi è pesante. Andiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4,5. Per la tintura il mio voto è 3,5. Per le rifiniture il mio voto è 3,5. Per la valutazione qualità prezzo il mio voto è 4,5. Per l'utilità il mio voto è 4,5. Per me la borsa è promossa. È promossa perché c'è scritto che è made in Cina, che non è mai male, perché l'importante è che è descritto. Una borsa che comunque costa 195 euro e ha queste caratteristiche, quindi è di pelle, non so se è ancora disponibile, però diciamo che tendenzialmente ho visto che il brand ha queste caratteristiche, quindi tiene a far, proprio la stilista ci tiene che le donne più possibile possano avere oggetti di pelle che siano stilosi, quindi è una bella cosa, una bella iniziativa che mi sento di promuovere, visto che ci sono tante donne che sono disposte anche a pagare qualcosina in più e magari avere un made in Italy. Ci si può pensare anche a questo, visto che abbiamo tanti artigiani in Italia che possono produrre tante belle cose, è bene anche come è stata fatta questa borsa, forse anche meglio. Quindi io la borsa la promuovo, sicuramente la userò, perché poi sai che questo è proprio un modello di borse che a me piace e quindi la trovo molto funzionale, quindi ti farò sapere in una prossima recensione com'è dopo l'utilizzo. Se hai usato borse di questa designer, insomma borse così, ne hai, fammi sapere la tua esperienza. Se hai feedback da darmeli, dammeli, giustamente, se no non me li dare.
Se hai feedback da darmi su altre borse, sono qui a tua completa disposizione. Iscriviti al mio canale YouTube e attiva le notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao Ornella. Ti lascio tutti i link qui sotto.